Ciao ragazzi, sì, ho i baffi, perché ho deciso di andare al matrimonio di colpo gobbo così, per essere ricordato come quello che è andato al matrimonio di colpo gobbo con i baffi. Dato lui c'ha la barbona, io ci vado con i baffi, quindi lasciate stare il mio look, mi vergogno, non mi sento io. Piccolo esperimento, mi sapete anche voi se siete d'accordo con questo cambio look oppure no, ma questo passa in secondo piano. In primo piano c'è, come sempre, la Juventus. Oggi avrei voluto portarvi un'analisi tattica, guardo se riesco a portarvela domani, se riesco a metterla avanti, proprio perché domani avrò l'aereo da prendere insieme a Kinoshi per andare in Sardegna al matrimonio di Lello e provo a metterla avanti per domani, ma sono uscite alcune notizie interessanti di calciomercato che vanno a identificare altri tre nomi per l'attacco della Juve. Lo sapete, ormai il fronte è caldo, gennaio è dietro le porte, dato che oggi è il 16-12, quindi manca veramente un paio di settimane all'inizio di gennaio, circa un po' meno all'apertura del calciomercato invernale, che per forza di cose a questo punto mi viene da dire porterà la Juventus un attaccante. Non mi piace, come al solito, per questo video che va a ricalcare un po' quello che ho fatto su Icardi, Cavani e Vlahovic, e quindi vado a inserire altri tre nomi che potrei poi confrontare con i dati. Come sempre, la prima parte sarà discorsiva, dove io vi dico, secondo me, se questo attaccante in particolare sarà idoneo per quello che cerca la Juventus. La seconda parte invece è condita da dati, statistiche, sia storiche sia attuali. Quindi tutto quello che ha fatto in carriera nei vari campionati e invece quello che sta facendo in questo momento. Dico campionati e non Champions, altre coppe, perché noi stiamo cercando un attaccante in grado di essere continuo. A noi serve un centravanti, un bomber che nelle ultime 19 giornate di Serie A a disposizione, quando eventualmente arriverà, ci potrà garantire continuità in zona gol. È questo. E vi invito a scaricare OneFootball, il link come sempre per scaricare OneFootball è qui sotto in descrizione. L'applicazione è completamente gratis e proprio su OneFootball potrete andare a leggere se questi giocatori, questi attaccanti, questi calciatori menzionati potranno effettivamente diventare della Juventus oppure no. E poi voglio un vostro commento qui sotto per capire se sono profili che vi piacciono. Partiamo dal primo, perché è un giocatore giovane, è italiano, è chiacchierato ed è Gianluca Scamacca. Mi sembra un po' di essere tornato all'anno scorso, perché il calciomercato invernale della Juventus girava tutto intorno a quella fatidica quarta punta. Se arriva la quarta punta la prendiamo, se la troviamo la prendiamo, se no va bene così. E Scamacca era il grande nome. Poi si era lasciato stare perché si parlava di un prestito con obbligo di riscatto con cifre intorno ai 30 milioni di euro, considerate forse eccessive dalla Juventus, per un attaccante che sì, stava facendo vedere cose interessanti, che sì, avrebbe aggiunto alla rosa della Juventus un profilo diverso da quelli già presenti, Dybala, Morata, Ronaldo, e che poi è stato adattato Kulusevski come quarta punta. Un giocatore come Scamacca manca tutt'oggi alla Juventus, questo lo dico con grande chiarezza, e quindi sono dell'idea che potrebbe essere uno dei profili che la Juventus sta sondando, sta prendendo in considerazione. Io però penso una cosa, in questo momento di Juventus, ecco, la Juventus che ha necessità di gol, che non sono arrivati fino adesso dagli attaccanti, anche perché magari non sono stati bravi a sfruttare delle occasioni sporche, quelle famose mezze occasioni che il bomber, l'area di rigore vero, quindi l'attaccante che sente l'odore del sangue in area, ti butta dentro sempre, sia Ken che Morata, dico loro due perché principalmente sono stati i due centravanti utilizzati dalla Juventus, non hanno quell'istinto del killer negli ultimi metri, sono giocatori diversi, sono giocatori che spaziano, che girano molto per il campo, non sono abituati a giocare dentro l'area di rigore, quindi Scamacca è sicuramente un profilo che la Juventus non ha, in rosa, interessante, che potrebbero prendere in considerazione. Vi dico la verità, non sarei contento, non perché non mi piace il giocatore, un giocatore giovanissimo, in classe 99, e quindi ha tutto il tempo del mondo per formarsi, per diventare un centravanti importante, e ce lo auguriamo già da qui a marzo, dato che avremo un playoff da affrontare con l'Italia. Abbiamo sempre questo problema legato ai gol, un po' l'Italia come la Juventus, e quindi speriamo che Scamacca possa essere il giocatore interessante per la Juve. Invece credo che serva quel qualcosina in più. Io ragiono anche sempre così, a gennaio è difficile iniziare dei progetti con dei giovani, delle scommesse da portare avanti a gennaio, perché ti serve uno da buttare nella mischia. A gennaio devi fare dei colpi pronti, dei giocatori che arrivano e sanno già che cosa devono fare, quindi il tempo di inserimento deve essere breve, perché ci sono soltanto 6 mesi da qui alla conclusione del campionato, forse qualcosina di meno anche, e quindi non so, un ragazzo del 99 come Scamacca, che non è mai stato in un club importante come la Juve e che, dopo vedremo, non ha nemmeno delle statistiche così interessanti,
possa essere ad oggi quel giocatore che la Juventus vuole e a cui deve dare tanto, tanto a livello di responsabilità, perché davvero noi ci giochiamo moltissimo con questo discorso dei gol, perché ragazzi abbiamo uno dei peggiori attacchi della Serie A, se non arrivano i gol la rincorsa Champions, nemmeno il sogno della rincorsa Champions si può accendere. Quindi non vedo Scamacca il profilo pronto, non tanto per caratteristiche tecniche, perché lì ci siamo, quanto più per quello che vai a chiedere al ragazzo, perché vai a ipervalutare un ragazzo che in questo momento non può avere la capacità di trascinare la Juventus, proprio perché con i giovani, non mi stancherò mai di ripeterlo, bisogna dare tempo, bisogna dare a loro la possibilità di sbagliare. La Juventus oggi è già sbagliata abbastanza e ad oggi serve un giocatore, non dico che sei sicuro che non sbaglierà perché non esiste, ma sul quale farai un grande affidamento e che magari c'ha anche le spalle belle larghe, che tante situazioni del genere in carriera ha già vissute e sa che bisogna andare dritti, sa che bisogna fare dei gol, dei punti, recuperare posizioni in classifica. Quindi Cavani, Icardi, come vi dicevo nell'altro video, per 6 mesi solo mi vanno bene, perché poi c'è un discorso di progettualità da cui ripartire e magari Scamacca sarà quel discorso di progettualità per giugno. Ad oggi rischi veramente di chiedere troppo a un ragazzo così. Il secondo è un po' a sorpresa, l'ho letto così e sembra proprio che il Manchester United, oltre a Cavani, stia pensando di cedere in prestito oppure a titolo definitivo Anthony Martial. Davvero interessante come profilo, anni e anni fa avrei fatto i salti di gioia perché era un giocatore che comunque si era presentato molto bene, non è ancora vecchissimo, stiamo parlando di un classe 95, quindi un giocatore sicuramente nel vivo della carriera, quindi è nel momento migliore di carriera e sicuramente potrà crescere ancora, ha dei margini di crescita ancora importanti, non dico immensi perché stiamo parlando appunto di un 95, ma sicuramente non può essere considerato vecchio. Ecco, questo sì che probabilmente è un giocatore pronto, è un giocatore con tante partite di esperienza in campionati importanti, principalmente la Premier League, perché lasciamo stare la Ligue 1, è comunque un giocatore che ha fatto anche dell'esperienza nella nazionale francese. Il punto di Martial è che se prima per Scamacca ho ragionato sul fatto che le caratteristiche erano idonee, ma probabilmente il ragazzo non era pronto, qui secondo me è il contrario, cioè sicuramente Martial è pronto per diventare un calciatore di una squadra importante come la Juve, sa come ci si muove all'interno di squadre importanti perché c'è stato, ci vive dentro, ma dall'altra parte Martial non aggiunge niente per quanto mi riguarda a quello che è il reparto offensivo della Juventus. Martial non vado a paragonarlo a Scamacca, quanto più a Morata e a Kane, non perché siano simili tecnicamente, attenzione, ma perché sono giocatori che variano tanto, vanno in giro per il campo, sono giocatori anche abili a partire da lontano dalla porta, a fare tanto lavoro sporco, sacrificio, che scelgono molte volte l'assist per il compagno piuttosto che tiro in porta. No, a noi serve un giocatore che te la butta dentro, un giocatore che ti faccia gol, che davanti alla porta non pensa ma chissà se ce n'è un altro che arriva, messo meglio, no, te tiri in porta perché devi far gol, perché in quella posizione l'attaccante la deve buttare dentro. Martial, ribadisco, è un giocatore interessante, è un profilo che mi ha sempre affascinato un sacco, non so bene quanto costi, non so bene che ingaggio abbia, quindi anche qua ci sarebbe da ragionare. Lo United probabilmente non è più disposto a credere nel ragazzo per altre esigenze legate, non lo so, a crescita di altri giocatori, oppure semplicemente non si trova più bene con Martial, ma non vedo in Martial le caratteristiche che servono alla Juventus a gennaio, proprio no. A sorpresa invece un altro nome che viene sempre dalla Premier League è quello di una vecchia conoscenza, non dico della Serie A perché non ci ha mai esordito, ma del Milan, e infatti è Pierre-Emerick Aubameyang. E anche qua stiamo parlando di un nome grosso, è il più vecchio dei tre, è un 89, quindi 10 anni in più di Scamacca, e come vi dicevo sicuramente a gennaio, per gli ultimi 6 mesi, dato che c'è poco tempo, in questo momento andrei a puntare su un usato sicuro, per poi a giugno ragionare sulla crescita di un giocatore. Aubameyang però non dico che è esattamente come Martial, perché non è vero, è più centravanti sicuramente, ma anche qui non credo che sia esattamente quello che serve alla Juventus. Anche Aubameyang come Martial è un giocatore che può giocare sull'esterno, è un giocatore che va abbastanza in giro per l'area di rigore, insomma non è il vero e proprio classico numero 9, quello che ad oggi manca la Juventus. È sì un finalizzatore, che è un po' lo stesso discorso che ho fatto anche con Cavani, poi probabilmente tra Cavani e Aubameyang preferisco Cavani questo è un puro gusto personale, non sto dicendo che
però è esattamente quel tipo di giocatore. Sono giocatori simili, secondo me, Cavani e Aubameyang. Non mi scalda troppo il cuore, se devo essere sincero. Non sono particolarmente emozionato dal nome di Pierre-Emerick Aubameyang, però è un'altra di quelle occasioni che magari dalla Premier, che è sempre il discorso, ragazzi, dobbiamo metterci nella testa che ad oggi purtroppo siamo senza soldi, in una situazione difficile, quindi non solo a livello economico ma anche sportivo, e ci sono dei campionati più ricchi che possono permettersi di comprare i giocatori migliori, come la Premier League che compra i giocatori migliori, e poi va a riciclare i giocatori che hanno raggiunto un'età media molto alta, come Aubameyang, che è disposto a lasciare la Premier per affacciarsi a un altro campionato diverso. E noi in questo momento, duole dirlo, ma siamo un po' gli spazzini, perché quando non ci sono soldi devi fare su quello che c'è, e stiamo passando a ritirare l'umido. Da noi c'è Ramsey, che sicuramente è un giocatore in uscita, e quindi la vedo allo stesso modo. Dopo vedremo dove andrà Ramsey. Io tutte le volte che sento ci sono sempre degli interessi dalla Premier per Ramsey, io ragiono su Ramsey e i ritmi di oggi della Premier League non vedo proprio come possa reggerli. Purtroppo oggi dobbiamo accontentarci, e questo è, ribadisco, Aubameyang non mi scalda troppo il cuore, però capisco che per costi, per facilità dell'operazione, perché magari là te lo voglio andare via, te lo tirano dietro, potrebbe essere. Non sarei felicissimo, perché secondo me non è esattamente quello che serve alla Juventus. Alla Juventus serve un Icardi, un Vlahovic, uno Scamacca per tipologia di calciatore, ok? Perché su tutti è Vlahovic, gli altri secondo me non ci vanno neanche vicini. Aubameyang non mi fa impazzire, però potrebbe essere un nome. E dato che l'altra volta vi ho fatto vedere delle tabelle che andavano a comparare i migliori giocatori, i migliori attaccanti della Juventus degli ultimi anni con gli attaccanti odierni e quei tre attaccanti, quindi Vlahovic, Icardi e Cavani, trovate il video qui sopra nelle schede. Oggi faccio delle tabelle un po' più ristrette perché tanti dati li avete già visti di là, e li faccio con Scamacca, con Aubameyang e con Martial. Attenzione, perché gli altri giocatori, quelli che vengono dalla Premier, hanno giocato in più campionati, quindi dovevo cercare di fare qualcosa fatto bene. Quindi Martial l'ho analizzato sulla Ligue 1 e sulla Premier League. Aubameyang sulla Bundesliga e sulla Premier League. Ho lasciato stare la Ligue 1 dove ha giocato, ma stiamo parlando di una decina di anni fa, e quindi mi sembravano dati anche abbastanza antichi da non prendere particolarmente in considerazione. Quindi questi sono i dati dei calciatori di cui stavamo parlando. Come potete vedere, quello più performante a livello di gol, assist, di contributi per la squadra è senza ombra di dubbio Aubameyang, che mantiene questa media sia in Bundesliga sia in Premier. Veramente ha dei numeri pazzeschi, dei numeri fantastici. È un giocatore che oggi farebbe comodo sia la Juve. Poi ribadisco, lì, questi sono i dati, questi parlano e ti dicono che Aubameyang ha sempre fatto gol e ha sempre fatto fare gol. Questo è un dato oggettivo. Il mio dato soggettivo è che Aubameyang ad oggi non mi piace. Poi dovesse arrivare Aubameyang, dovesse convincermi con 15 gol in 19 partite di campionato, ci fa arrivare secondi dietro soltanto a quella che vince lo scudetto, è ovvio che mi innamorerei di Aubameyang e andrei pure a prendere la sua maglietta probabilmente per una rincorsa del genere. Scamacca, come possiamo vedere, non è ancora ai livelli di giocatori che secondo me sono da prendere in considerazione ad oggi. Per il domani è un nome molto interessante, dipende anche sempre da quanto è il prezzo, però il ragionamento è sempre quello: se oggi devo spendere dei soldi, che non ho soldi, è ovvio che delle due li metto su Scamacca piuttosto che su Aubameyang, se devo spendere dei soldi. Se c'è la possibilità di prendere gratis per 6 mesi un giocatore come Scamacca o un giocatore come Aubameyang, ribadisco, per 6 mesi, probabilmente prendo Aubameyang. Poi dipende sempre dall'ingaggio, dipende se ti danno l'obbligo di riscatto, queste sono tutte cose secondarie. Però ad oggi sicuramente andrei a prendere un profilo che mi garantisce gol. Però questo discorso del me li garantisce oggi va anche rapportato su quella che è la stagione corrente, perché i dati che abbiamo visto sono dati che fanno riferimento al vecchio, all'antico. Ma oggi questi tre calciatori come stanno rendendo nei campionati sempre, quindi Serie A e Premier League? Così. Scamacca, 5 gol in 17 presenze, Martial, 1 gol in 7 presenze, Aubameyang, 4 gol in 15 presenze. Aubameyang è l'unico che ha anche servito un assist, gli altri non ne hanno mai fatti. Aubameyang è quello che ha giocato più minuti, 1040 contro i 740 di Scamacca e contro i soli 202 di Martial. Io penso che a questo punto il francese possa essere scartato a priori
dai giocatori che possono far comodo la Juventus, perché secondo me il Manchester uno te lo fa pagare, due lui ha un ingaggio molto elevato, tre per caratteristiche non è quello che ti serve, quattro a livello storico e a livello di stagione non sono numeri che servono alla Juventus, che fanno piacere alla Juventus, non vedo veramente una singola ragione per andare a prendere proprio lui a gennaio, poi vediamo, spero che non sarà lui, se sarà lui come sempre avrà il mio sostegno, però non ne vedo francamente la logica di andare a prendere proprio lui tra tutti quelli che ci sono. E invece Scamacca sicuramente è quello che a livello di minuti giocati per gol realizzati ha la media migliore, quindi prima dicevamo, no? Probabilmente Aubameyang nei prossimi sei mesi potrebbe garantirti più gol di Scamacca perché è la storia che lo dice. No, oggi invece la storia ti dice che Scamacca ha sicuramente fatto meglio. Poi c'è da prendere in considerazione il livello di competitività dei campionati, Serie A contro Premier League, che è immensamente differente. C'è da prendere in considerazione di tutto e di più, davvero di tutto e di più. E comunque stiamo parlando di tre attaccanti che ad oggi, in questa stagione, hanno fatto 5, 1 e 4 gol. Stiamo parlando di 10 gol in 3 giocatori in 38 partite. Non stiamo parlando di medie alte, eh? Stiamo parlando di attaccanti che segnano con la stessa media, bene o male, del Morata di quest'anno. Quindi non benissimo, se devo dire la verità, non benissimo. Quindi forse tra tutti e tre, se devo sceglierne uno ad oggi, per quanto non mi piaccia Aubameyang, se devo sceglierne uno domani, probabilmente sarà sicuramente Scamacca, quello che non sceglierei mai è Martial, ma tra tutti e tre, vi dico, spero che non ne arrivi nemmeno uno e che si possa tornare al video che ho fatto 2 giorni fa su Icardi, su Cavani, su Vlahovic, che sono probabilmente nomi più interessanti. E anche da parte vostra voglio la classifica di preferenze di questi attaccanti, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, poi se non avete ancora visto quell'altro invece andatevi a vedere anche l'altro video, fatemi la preferenza, la classifica anche di quelli, fatemi quella totale e io spero di riuscire a portarvi domani l'analisi tattica della Juventus che voglio mettere in evidenza maggiormente e che si lega a particolar modo a quello che è il problema di oggi, non facciamo gol, e a quello che è il tema, il focus di questi video, serve un attaccante, perché alla fine è come un puzzle, metti tutti i pezzi insieme e viene fuori una bellissima figura. Grazie per il sostegno, grazie per avermi ascoltato, per avermi seguito, come al solito un mi piace e ci vediamo nei commenti.